dei social network per un obiettivo, diciamo, più sociale e più umanitario. So che per esempio uno degli argomenti di queste 2 giornate è anche la social responsibility, quindi voi sapete quanto questo tema sia caro alle aziende e quanto sia importante. Lancia da qualche anno a questa parte, probabilmente vi saranno rimasti impressi alcuni spot pubblicitari, sta cavalcando veramente questo filone. Per il secondo anno consecutivo è stata per esempio il marchio sponsor dei Nobel per la pace. E se voi ricordate forse uno spot televisivo che è andato in onda anche lo scorso anno, poiché uno dei premi era stato assegnato alla leader birmana Aung San Suu Kyi, che però non ha potuto riceverlo, probabilmente ricorderete lo spot dove si vede questa delta che arriva, si apre lo sportello, però in realtà nessuno scende perché Aung San Suu Kyi non aveva potuto ricevere questo riconoscimento. Allora, quest'anno noi abbiamo appoggiato la causa di Aung San Suu Kyi libera, quindi abbiamo creato un sito che si chiama Your Face for Freedom. E perché il concetto di face? Perché abbiamo creato una sorta di viral su Facebook. Questo è il sito che è ancora online adesso, dove si vede appunto questa animazione. Ma la cosa interessante è stata che noi abbiamo chiesto, in occasione del 10 dicembre, cioè giorno in cui venivano assegnati i premi Nobel, che le persone su Facebook cedessero la loro face, quindi il loro viso, e andavano a costruire un wall dove il 10 di dicembre automaticamente tutti i visi diventavano in realtà uno solo, che era quello di Aung San Suu Kyi. La nuova Giulietta è nata da un concept che i creativi hanno realizzato per noi, da una serie di indicazioni che noi abbiamo dato. Hanno pensato che questa nuova macchina, in realtà l'hanno chiamata un po' la macchina dell'Alfaigo, cioè è una macchina che fa nascere in noi la voglia di guidare, fa nascere in noi anche una sorta di doppio, diciamo, conduttore di questa macchina. Tira fuori un'altra personalità che è nascosta in noi, è la sportività che è celata in noi. Noi abbiamo voluto lanciare attraverso proprio i blogger che ci seguono moltissimo nel mondo dell'automotive un video che racconta come una sorta di pilota interiore che cos'è questo Alfa Ego. Questo video è stato proprio mandato a tutti i vari blogger più importanti e si trova anche su YouTube. Ve ne mostro un pezzettino, è praticamente la voce interiore molto emozionale dell'alfa che vi parla. Carla, ti ricordi di me? Sono la parte di te che si sente viva quando ha un volante tra Praticamente le il video mostra mani. Non mi tutte le hai varie dimenticato, particolarità e i vero? dettagli, ma in un modo un Ci po' sono voci innovativo rispetto a che dice quello com'è che la tenuta di si strada fa di e solito. che con una strada E degna quello di che noi abbiamo essere voluto guidata. fare è stato un po' coccolare, Solo tra tu hai virgolette, i l'ego nostri blogger e che ci quindi c'è seguono qualcosa che mi stai moltissimo. portando nella tua vita.